Qualche video fa vi ho parlato del principio di funzionamento degli acceleratori di particelle, ma ne esistono di diversi tipi, quindi ho deciso di fare un video approfondimento solo su un acceleratore, l'LHC, che è l'acceleratore per eccellenza. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di parlare dell'LHC vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Rimanete fino alla fine del video perché alla fine vi dirò alcune curiosità, per esempio si può creare un buco nero all'interno di LHC? Quindi guardatelo tutto e poi dopo ne parliamo. Ora torniamo al topic. L'LHC è il più grande acceleratore di particelle che abbiamo sulla Terra. È lungo 27 km. Ma cosa sta per LHC? Large Hadron Collider. Perché large? Large perché è il più lungo acceleratore di particelle, infatti è di 27 km. L'LHC è stato costruito dove era stato precedentemente costruito il LEP, che è il suo predecessore. Vi spoilerò una cosa, il successore dell'LHC non sarà lungo 27 km, quindi non sostituirà l'LHC fisicamente, ma verrà costruito un altro tunnel di circa 100 km. Magari di questo ne parleremo in un prossimo video. Adesso torniamo al nostro LHC. L'LHC è costruito ad una profondità di circa 100 metri. Per diverse ragioni è stato costruito sottoterra. La prima è una questione economica, una seconda ragione è l'impatto sul paesaggio che avrebbe avuto una struttura esterna. Un'altra ragione non meno importante è quella della protezione dalle radiazioni della superficie terrestre e in ultimo, non meno importante di tutte, anzi forse probabilmente la più importante, è che a 100 metri di profondità si ha un rischio geologico minore. Abbiamo visto perché large, adesso vediamo perché hadron. Hadron sta per adroni. Gli adroni sono particelle pesanti. Per esempio i protoni sono degli adroni. Perché vengono scelti i protoni piuttosto che gli elettroni in questo caso? Gli elettroni, a differenza dei protoni, perdono molta più energia quando vengono accelerati e quindi anche per una questione di perdita di energia vengono scelti i protoni. Un'altra cosa importante da tenere in considerazione è che maggiore è la massa delle particelle che vengono accelerate e maggiore sarà l'energia che si acquisiranno per una questione di relatività. Magari questo ne parliamo in un altro video. Perché collider? Le particelle vengono fatte collidere tra di loro per una questione di perdita di energia. Nel video in cui ho parlato di particelle vi ho detto che è molto più conveniente far collidere due fasci piuttosto che far collidere un fascio contro un bersaglio. Ed è per questo motivo che vengono accelerati due fasci di particelle e fatti collidere alla stessa velocità e quindi avranno la stessa energia. E l'energia totale sarà la somma delle singole energie. Il principio di funzionamento dell'LHC è quello di un normale acceleratore di particelle. Allora, prima di tutto, da dove prendiamo questi adroni? Gli adroni vengono presi dall'idrogeno. L'idrogeno è formato da un protone e un elettrone che gli orbita intorno. Questo è l'atomo più semplice di idrogeno che possiamo incontrare. Quindi che cosa succede? Si preleva l'atomo di idrogeno e si strappa l'elettrone. Abbiamo così il nostro protone, che poi dovrà essere immesso nel tunnel. La struttura dell'LHC è praticamente identica a quella di un acceleratore di particelle, anche molto semplice. Ovviamente ha delle complicazioni al suo interno. Nel primo video vi ho detto che c'è una differenza di potenziale che determina la velocità della particella. Ora, se noi vogliamo accelerare una particella quasi alla velocità della luce, dovremmo avere una differenza di potenziale enorme. Ovviamente è difficilissimo avere una differenza di potenziale così grande. Hanno pensato di mettere più differenze di potenziale una dopo l'altra, come vedete qui. Adesso vi spiego. Ci sono dei cilindri di metallo, cavi, cioè attraverso il quale la particella può passare. La particella viene così tanto accelerata grazie a questo sistema che raggiunge quasi la velocità della luce. Ma concentriamoci un attimo su questo. Quando la particella entra all'interno del tunnel ha una velocità pari a 99,99728 della luce. E voi mi direte, e allora che l'acceleriamo a fare? Ha già una velocità notevole, perché dovrei accelerarla? Maggiore sarà la velocità che acquisirà la particella e maggiore sarà la sua massa, sempre per una questione relativistica. Dato che la sua massa sarà maggiore, sarà anche più grande l'energia associata a quella particella. Quindi maggiore velocità,
maggiore massa, maggiore energia. Anche un piccolo contributo può significare un'energia enorme. Vengono accelerate fino a una velocità di 99,999991%. Saranno comparendo sicuramente in sovraimpressione, perché sicuramente mi sarò persa qualche 9. Questa piccola differenza, che per noi magari sembra poco, ma in realtà in termini di energia è tantissima, ed è questa che ci permette di fare gli esperimenti e di scoprire nuove cose. Abbiamo visto il sistema che li accelera. Ora dobbiamo capire come funziona la traiettoria. L'LHC non ha una traiettoria diritta, non è un tunnel diritto, ma è, come abbiamo visto, un tunnel circolare. Quindi le particelle che percorrono una traiettoria diritta dovrebbero essere deviate. Da che cosa sono deviate? Come vi ho già anche detto, sono deviate dai magneti. Ma i magneti del CERN sono molto particolari, perché devono essere super potenti. Perché? L'energia delle particelle è molto grande, quindi anche la loro massa sarà molto grande, come vi ho detto anche prima. Maggiore l'energia e maggiore sarà il campo magnetico che dovrà deviare quelle particelle. Quindi ci servono dei supermagneti per deviare queste particelle. I magneti che servono per deviare le particelle sono formati da due spire. Che cosa sono? Le spire sono dei fili attorcigliati su se stessi in cui scorre corrente. All'interno di queste spire si generano dei campi magnetici molto potenti che permettono la deviazione della particella. Ovviamente io voglio che i fasci collidano precisamente. Quindi non ho bisogno solo dei dipoli. Un dipolo è formato solo dal polo nord e dal polo sud. Abbiamo visto che negli acceleratori più potenti abbiamo bisogno anche dei quadrupoli, quindi abbiamo quattro poli magnetici. Ma all'LHC non bastano neanche quelli. Per migliorare la qualità del fascio vengono utilizzati anche sestupoli, ottupoli, eccetera. Quindi la struttura all'interno è molto complessa. Inoltre questi magneti vengono tenuti ad una temperatura molto bassa, prossima allo zero assoluto. Questo perché abbiamo bisogno di avere una buona conduttività elettrica senza resistenza. Per recuperare il concetto di resistenza vi lascio il video. Altra cosa importante da tenere a mente all'interno del tunnel è la pressione. La pressione deve essere molto bassa. Praticamente abbiamo il vuoto all'interno del tunnel. Perché viene fatto il vuoto? Per evitare una interazione tra il fascio di protoni e il gas che c'è intorno. Quindi meno gas c'è, quindi siamo più vicini al vuoto, e meno interazione ci sarà. Quello che abbiamo visto finora concettualmente è molto semplice. Dal punto di vista tecnologico lo è un po' meno. Ma la struttura dell'LHC non è complessa solo per il sistema di accelerazione, è molto più complessa per il sistema di rivelatori che c'è. Che cosa sono i rivelatori? I rivelatori ci permettono di vedere quello che ad occhio umano noi non potremmo vedere, cioè le particelle che si generano nello scontro dei fasci. Nel momento in cui noi abbiamo lo scontro, vengono generate una quantità di particelle enorme e che noi dovremmo riuscire a vedere. Il problema è che anche se ci mettessimo col microscopio più sofisticato che abbiamo, non possiamo vederle. Uno, perché sono molto piccole, due, perché hanno una vita media molto molto bassa e quindi decadono subito in altre particelle, quindi sarebbe molto complesso vederle. Quindi noi cosa facciamo? Le riveliamo. Cioè noi le vediamo indirettamente. Come facciamo a vedere qualcosa che all'occhio umano è invisibile? Vediamo i suoi effetti. Come facciamo a distinguere le diverse particelle? Le distinguiamo per carica, massa e altre proprietà, che non vi sto qui a dire. Esistono quattro importanti rivelatori di particelle: CMS, Alice, ATLAS e LHCb. Questi quattro sono i principali rivelatori che si trovano al CERN. Adesso qui vi spiego il metodo più semplice per rivelare particelle. Non so se vi ricordate il video sulla plasma ball, ve lo lascio qui nel caso. Noi riuscivamo a vedere le tracce che lasciavano gli elettroni. Quello è un sistema molto molto basico di rivelatore di particelle. In realtà ne esistono di simili, è solo che la differenza di potenziale non è messa tra un bulbo e l'aria. È una differenza di potenziale ben precisa, stabilita dagli scienziati, e in base al tempo che impiegano per arrivare da un punto a un altro, si ricava la massa, in primis. Noi abbiamo visto che gli elettroni venivano attirati dall'esterno. Ora, se avessimo avuto all'interno della plasma ball anche delle particelle cariche positive, queste sarebbero state attratte dal bulbo, che era negativo. Dal punto di raccolta noi possiamo determinare la carica e quindi già riusciamo a capire
se è carica positivamente o negativamente. E già abbiamo il primo indizio sulla carica. È un po' come il gioco indovina chi. Abbiamo delle proprietà e da lì ricaviamo poi la particella finale. Quindi il primo indizio è la carica. Quanto tempo ci mette la particella per percorrere una certa distanza? Ecco, maggiore è la velocità con cui arriva al punto finale, quindi al bulbo magari, e minore sarà la sua massa. Le particelle più piccole viaggiano più velocemente. Quindi abbiamo la seconda caratteristica. Il tempo di raccolta ci dice la massa. Quindi abbiamo già due caratteristiche importanti, massa e carica. Ovviamente non tutte le particelle hanno una massa così grande da poter essere identificata, né tantomeno tutte le particelle interagiscono con un gas. Questo è il principio di funzionamento di un cosiddetto rivelatore a gas. Ne esistono di altri tipi perché non tutte le particelle sono cariche, non tutte hanno una massa così grande. Però vi volevo dare un'infarinatura di più o meno come si può rivelare una particella, senza essere noiosa, senza entrare nei particolari. Si possono creare dei buchi neri all'interno dell'LHC? Allora, le energie in gioco sono molto molto basse per un buco nero, ma sono molto molto elevate per quello a cui comunemente noi siamo abituati. Quindi effettivamente qualche studio rivela che si possono creare dei buchi neri, che però sono microscopici e che quindi evaporano istantaneamente e che hanno un'energia pari a una zanzara. Quindi non sono per niente pericolosi per l'essere umano. Quando l'LHC entrò in funzione, fece un po' scalpore questa notizia. Ora un po' ce la siamo dimenticata, ma all'inizio ricordo alcuni titoli di giornale che dicevano pericoloso per gli esseri umani, creerà un buco nero che ci inghiottirà tutti. No, alla fine siamo passati circa 10 anni dal suo funzionamento, non c'è stato mai un buco nero che ci ha ripischiato. Si può ricreare il Big Bang? Dopo aver colliso, la densità di energia è simile a quella del post Big Bang ed è per questo che viene chiamato mini Big Bang, ma ovviamente non è paragonabile ad un Big Bang. Avrei anche altre curiosità, ma se le aggiungo qui il video diventa troppo lungo, quindi magari le metto su Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Bene, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e fatemi sapere qua sotto se volete altri video sui acceleratori, perché ho visto che vi sono piaciuti molto. Noi ci vediamo in un prossimo video.